i No Green Pass abruzzesi sono nel comitato di organizzativo dell'evento nazionale, che in realtà impropriamente viene chiamato evento nazionale perché è un evento internazionale. Questo evento è stato fatto in collaborazione con la Slovenia, l'Austria, la Germania, il Portogallo, la Spagna, la Croazia, la Serbia. E ormai il nostro comitato No Green Pass è un comitato internazionale. Cosa andrete a chiedere a Roma? Noi chiediamo soltanto una cosa, che questo governo cada e che venga abolito il Green Pass. Nel passaggio prima, mentre facevate la manifestazione, lei ha parlato di un movimento politico, il vero obiettivo di questo, diciamo, di questo movimento. Verso quale direzione si muove questo movimento politico? La direzione del movimento politico è l'abbattimento della Commissione europea, che in questo momento funziona come un governo nominato da una monarchia. Questa Commissione europea non è stata votata da nessuno, nessuno l'ha voluta e nessuno ne conosce i nomi. Sappiamo che questa Commissione europea non dipende dal Parlamento europeo, eroga dei fondi internazionali che vengono distribuiti senza alcuna logica, come quelli del PNRR, e questo noi non lo vogliamo più. Noi vogliamo eleggere i membri della Commissione europea. E la direzione è quella di abbattere questa monarchia che sta schiacciando i popoli sovrani europei. Lei ha parlato di obbligatorietà del vaccino piuttosto che di Green Pass. Non è una contraddizione, perché poi subito dopo ha detto che comunque di interrompere questa sperimentazione genetica almeno sui ragazzi. Se parliamo di vaccini, non parliamo di questi vaccini. Il siero mRNA non è un vaccino. Se andiamo a vedere bene sulle istruzioni e sul manuale d'uso, parliamo di uno stimolatore anticorpale. I vaccini sono altri. Quindi quello che sta uscendo ora, che è stato appena approvato, del Novavax, potrebbe, diciamo, rispondere ad una vaccinazione obbligatoria o comunque totale? Il Novavax non è un vaccino americano come tutti credono. Il Novavax è il Reitera, è un vaccino che di tipo classico ed è un vaccino. Io personalmente mi ero prenotato per sperimentarlo nel 2019 e 2020, appena iniziata questa pandemia, quindi voglio dire, sarei stato pronto a sperimentarlo io su me stesso, perché quello è un vaccino. Quello che invece non riesco a tollerare è una sperimentazione genica sui minori, è una sperimentazione genica di massa su tutti gli italiani. Questo lo ritengo inammissibile. Un'ultima cosa, un passaggio dei vostri interventi, non solo del suo, ma che ha colpito molto il parallelismo con la Brigata Maiella. Non le sembra di esagerare un pochino? Ne siamo fieri, tutt'altro che esagerazione. Noi siamo i figli di quella tradizione popolare di resistenza abruzzese. Quindi, diciamo, voi considerate comunque attualmente di trovarvi in una situazione di dittatura a tutti gli effetti, come ha detto la signorina dal Venezuela prima? Lei ha votato Draghi? Non vuol dire niente, la nostra Repubblica è una Repubblica parlamentare che ha dei criteri di selezione della classe dirigente che è basata sulla rappresentatività del Parlamento, quindi questo il decreto legge è stato votato dal Parlamento? Il decreto legge è uno strumento che usa il governo. Poi, sì, e infatti il governo sta pattinando su decreti legge dal 2020, trascinandosi da DPCM a decreti legge, fingendo di fare delle leggi e non passando per il Parlamento e approvandone uno dietro l'altro per non farlo votare dopo 60 giorni al Parlamento. Questo è un colpo di Stato, caro amico mio.